Buongiorno e bentornati a Il Mattino Allora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion ed è mercoledì, signore e signori, è mercoledì e quindi, come ben sapete, il mercoledì è il nostro giorno alla metà della settimana in cui ci prendiamo un attimo per noi, per rilassarci e tutto il resto, e quindi vi do il benvenuto alla nostra fantastica rubrica Vargames. Ed eccoci tornati a Omen Exitio Plague, il nostro fantastico gioco che ci ha regalato il buon Simone. E quindi buongiorno, rinnovo il mio buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto o che ci state seguendo su Twitch in questo momento. E siete bellissimi, siete meravigliosi ovviamente. Dunque, signori, andiamo a fare un attimo un recap della situazione, perché insomma la storia è diventata complicata, complessa, e l'ultima puntata è finita, diciamo, in un modo inaspettato. E non stiamo parlando ovviamente del gioco, perché cosa è successo nell'ultima puntata di Omen Exitio Plague? Il nostro personaggio ha intrapreso, dopo essere arrivato praticamente su quest'isola lontana in Polinesia, da prima che in realtà si era ritrovato così sperduto sulle coste americane, a un certo punto, durante questo naufragio che lo ha colpito nel suo viaggio di arrivo in America, lo ha portato praticamente sulle coste di una sperduta isola in Polinesia. Qui non si sa come, non si sa perché, ci siamo praticamente ritrovati nel covo principale dell'organizzazione che ci stava dando la caccia, questa malvagia organizzazione che ha cercato, insomma, di diffondere una malattia che, insomma, rischiava di fare parecchi danni, ecco. E quindi ci siamo ritrovati a volerci schierare contro, ovviamente, questa organizzazione, di non voler lasciare che questi facessero i loro porci comodissimi. E quindi ci siamo alleati alla bella figlia del capo villaggio di questo posto sperduto, per reclutare degli uomini e cominciare così la nostra rivalsa, ecco, nei confronti di queste persone cattive, cattivissime. Ora, la puntata si era conclusa con io che sbrocco per queste scelte molto, molto discutibili, molto alla Montanelli, per l'appunto del fatto che siamo l'uomo bianco che arriva e, diciamo, così si deve bombare per dimostrare che lui è l'uomo bianco e conquistatore, deve bombarsi la donna nativa per qualche strana ragione. Insomma, una scelta che io ho trovato abbastanza discutibile, abbastanza inutile, soprattutto per il fatto che ci hanno dato un achievement per questa cosa, ecco. Non credo che ci sia niente da festeggiare o da celebrare, ecco, una cosa che, ribadisco, non ho trovato molto molto bello da parte del gioco, insomma, rimarcare. E una bella caduta di stile, ecco, soprattutto perché questa situazione non si è ripetuta una volta, ma ben due volte che abbiamo già visto questa cosa. E mi sono ritrovato non solo ad accartocciarmi, ecco, male per questa scelta, io lo ribadisco, non ho difficoltà a leggere queste cose, il che sarebbe molto divertente vedermi all'opera con la lettura di un Harmony, io lo ripeto. Sto chiedendo in giro, sappiate che sto chiedendo in giro per quanto riguarda il potere o il non poter fare questa cosa. Però, come giustamente mi ha fatto notare il mio amico Giuseppe, che saluto, il buon Peppe, che saluto e ringrazio per il suo ascolto, giustamente, questa cosa è abbastanza discutibile per
svariati motivi. Ok, il volerci calare in una situazione in cui queste cose potevano succedere. D'altronde, ripeto, abbiamo parlato di Montanelli svariate volte, quindi il contesto ci mancherebbe. Erano altri tempi, pure una frase che anche io pronuncio qualche volta. Però, ecco, fin tanto che si tratta di un videogioco, per quanto storicamente accurato, per il fatto che tu mi presenti delle situazioni che sono assolutamente plausibili, ecco, però certe cose puoi anche non metterle, voglio dire, non sono qui per studiare la storia, ecco, per pretendere che ci sia un'accuratezza maniacale da queste cose, ecco. Soprattutto per quanto riguarda cose discutibili come il, diciamo, questa sorta di sentimento colonialista che si porta dietro il personaggio, ecco. Però vabbè, mi accartoccio, buongiorno a tutti. Nel frattempo saluto Michela e Melanie che sono qui parcheggiate in chat, buongiorno ragazze. E Simone che mi ha messo il bel mi piacione all'annuncio della live, quello che faccio sempre su... ovviamente sulla nostra pagina di Telegram, che insomma vi invito sempre a recuperare, Runtime la Radio Geek, che è il nostro canale ufficiale, e ovviamente Dirette Runtime Radio, invece il gruppo di discussione dove potrete ovviamente andare per rimanere aggiornati su quello che facciamo. Direi che mi sono dilungato anche troppo, che ho anche fatto perdere, vi ho fatto perdere anche troppo tempo, ma almeno vi ho dato il tempo necessario per parcheggiarvi qui da noi e cominciare, insomma, questo nuovo episodio di Omen Exitio Plug. Continuiamo. Dunque, il buio è intramezzato soltanto dal manto stellato che gli alberi della foresta spesso celano alla vista. C'è solo il chiaro di luna a guidare i vostri passi. Ayata ti precede con un passo determinato. Alle vostre spalle i compagni che avete reclutato al villaggio vi seguono, cauti e in silenzio. Ricordiamoci che noi siamo riusciti a reclutare solamente uno dei due uomini che avevamo intenzione di convincere, il forzuto nello specifico, e mentre il pescatore, che avrebbe dovuto rappresentare la parte di destrezza del nostro gruppo, non siamo riusciti a convincerlo e quindi dovremo accontentarci di un gruppo a metà. Speriamo che basti. Raggiungete la scogliera che si protende sopra l'accampamento del culto. Tutto tace. L'accampamento è addormentato. Il culto conosce la natura superstiziosa degli abitanti dell'isola. Non ha alcun motivo di organizzare difese particolari o una sorveglianza serrata. Invece ne avrebbe molti di motivi. È proprio in posti del genere che dovresti salvaguardarti il più possibile, insomma. Quindi già sto culto mi sembra pieno di imbecilli, ma vabbè. Vi incamminate per un sentiero che conduce alla spiaggia. L'edificio di legno e lamiera è il più imponente tra tutti e si trova proprio al centro dell'accampamento. Deve essere lì che troverete fuego e forse qualche altro membro del villaggio ancora in vita. Raggiungete l'accampamento e riuscite ad arrivare facilmente nei pressi dell'edificio. C'è un uomo davanti all'entrata. È di stazza possente. Le spalle larghe e gambe come tronchi. Ogni tanto parte per una ronda, camminando attorno all'edificio con passo lento e pesante. La sua presenza conferma i tuoi sospetti. Quello davanti a voi è il luogo dove tengono i prigionieri. Ok, abbiamo diverse opzioni a questo punto che possiamo utilizzare per andare avanti nel nostro intento. Possiamo utilizzare una prova di medicina che ci dice: cerchi di renderlo inoffensivo silenziosamente. Quindi usando medicina, dopo andremo a vedere le caratteristiche, aggira, chiedi ad Amana è l'uomo forzuto, ricordo, di aiutarti a individuare il momento buono per muovervi. Chiedi a Tahitoa di affrontare il nemico. Ah no, scusate, Amana. Già mi sono perso i fantastici personaggi. Amana, scusate, Amana è il capo del villaggio e padre di fuego.
serio, possente, all'area di uno stratega e potrebbe rivelarsi un'ottima risorsa nel vostro tentativo di salvare gli abitanti rapiti del culto. Tahitoa invece è un uomo di grande stazza che si è isolato dal resto del villaggio perché occupato con il fratello malato. Potrebbe trattarsi di un'ottima risorsa in caso di uno scontro fisico con i membri del culto. Ora, noi abbiamo in medicina in questo momento svariati punti, perché abbiamo 6 punti spesi in medicina. Io direi che voglio provare un approccio di questo tipo. Proviamo a non mettere subito a rischio i nostri compagni. Certo, potremmo cercare anche un momento buono per muoverci. Se questo qui fa la ronda, significa che non rimane tutto il tempo attaccato qui. Però mettere fuori gioco questa guardia potrebbe essere l'ideale. Quindi io mi voglio sbilanciare. Quindi direi che utilizziamo la prova di medicina e cerchiamo di rendere inoffensivo il nostro nemico. E abbiamo successo, ottimo. Ti acquatti e ti muovi silenziosamente alle spalle dell'uomo. Non appena sei abbastanza vicino, gli salti addosso cingendogli il collo con le tue braccia e cercando di bloccare il flusso sanguigno che va al cervello. Dopo aver opposto resistenza per qualche istante, finalmente l'uomo si accascia al suolo, privo di sensi. Perfetto. E abbiamo ottenuto subito dell'esperienza da questa cosa. Abbiamo 50 punti esperienza che potremmo usare su osservazione, ma in questo momento direi che facciamo accumulare qualche altro punticino perché forse ci servirà in combattimento. Questo è uno dei momenti in cui credo che servano almeno 6 punti per risolvere le varie prove che coinvolgono le abilità, ma ovviamente sono tutte mie supposizioni, non ho la certezza che questa cosa sia vera, ma vediamo. Al suo interno, l'ambiente circostante sembra piuttosto spoglio. Ci sono diverse scaffalature lungo le pareti, cariche di recipienti e oggetti vari. Uno di questi colpisce la tua attenzione. Sembra una siringa, ma allo stesso tempo ha un aspetto decisamente strano. La prendi in mano e la esamini alla luce. Ha una sorta di testa con diversi aghi minuscoli disposti in una forma che ti è immediatamente familiare. Una puntura di quello strumento non può lasciare sulla pelle il marchio che hai visto sulla nuca dei malati di Zanzibar. Ah, non può che lasciare sulla pelle il marchio che hai visto sulla nuca. Ah, vedi, abbiamo trovato la siringa con cui appunto marchiavano, come diceva, gli uomini che sbavavano praticamente sull'isola di Zanzibar. Vi ricorderete che durante la nostra prima missione in Africa alcuni uomini praticamente impazzivano, cominciavano a schiumare dalla bocca, a perdere sangue dagli orifizi e andavano in giro ad aggredire la gente, a diffondere il morbo. Quindi abbiamo trovato la siringa con cui venivano appunto infettati i pazienti. Andiamo avanti. Con un brivido che ti corre lungo la schiena, te la metti in tasca. Torni a guardarti intorno e verso il fondo della stanza intravedi qualcosa. Nonostante la scarsa luce, riesci a riconoscere una fila di brandine, ma sono tutte vuote. Vi guardate intorno e Ayata ti indica una grossa botola sul pavimento. Addirittura 12 punti esperienza, signori, e abbiamo ottenuto la siringa del culto. Siringa speciale piena di misterioso liquido che il culto utilizza per infettare le proprie vittime. La sua puntura lascia un segno che ricorda vagamente la forma di un occhio. Mentre il diario ci dice, sì, ci riporta appunto il fatto che abbiamo ritrovato la siringa. Abbiamo 62 punti esperienza, ma che possiamo utilizzare per il combattimento. Io direi che è necessario a questo punto, sì. Un punticino in combattimento serve, quindi abbiamo medicina, carisma e combattimento a 6 a questo punto, quindi direi che queste 3 abilità saranno necessarie per andare avanti. Quando la apri, parlando della botola, ovviamente, un tanfo tremendo ti fa girare il viso.
Riconosci quell'odore dolciastro e nauseabondo. Morte e malattia mescolate insieme. Prendete una lanterna da uno degli scaffali e scendete la scala subito sotto la botola. Ok, possiamo chiedere ad Amana di stare di guardia, a Tahitoa di stare di guardia, oppure proseguite insieme. Direi che proseguiamo insieme, sì. Scendi con qualche difficoltà. Scendi con qualche difficoltà i pochi gradini e ti ritrovi in una stanza sotterranea. È larga quanto l'edificio, se non forse di più. L'odore è insopportabile e ci sono diversi uomini e donne qua sotto. Li illumini per guardarli meglio. Sono abitanti del villaggio. Vedi molti di loro coperti da piaghe che ormai conosci bene. Si tratta della malattia di Zanzibar. È questo che fanno qui gli uomini del culto. Contagiare delle cavie. Qualcuno si fa strada in quel piccolo assembramento. Amana lascia andare un grido smorzato. È fuego. Il suo viso non è quello del bambino entusiasta che hai conosciuto. È stanco e sofferente. Il capovillaggio lo afferra e lo prende in braccio in lacrime. Sembra preoccupato e si volta verso di te. Tocchi il bambino e subito noti che brucia. Ha la febbre molto alta. Lo prendi in braccio e gli guardi subito la nuca. Il marchio è lì, ben evidente. Guardi gli altri. Sono fiaccati dalla malattia e da soli non riuscirebbero a fuggire. Ti riprometti di tornare per salvare anche loro e risali lungo la scala mentre cerchi di pensare a un modo per aiutarli. Uscite dalla botola e vi muovete nella maniera più silenziosa possibile. Quando vi affacciate dalla porta dell'edificio, trovate la strada sgombra. Quando uscite dall'edificio sentite diversi rumori provenire dall'accampamento. Non sapete se qualcuno vi ha sentito o se semplicemente hanno in programma un cambio della guardia. Ma non potete certo correre rischi. Stringendo fuego, abbandonate l'accampamento più in fretta che potete. Vi lanciate tra la vegetazione correndo nella foresta per allontanarvi il più possibile dall'accampamento del culto. I tuoi pensieri vanno ai membri del villaggio di Ayata, rinchiusi sottoterra. Non hai potuto fare nulla per salvarli. Allora, signori, e finisce così questo capitolo e ne inizia un altro. Così annegano i sogni dei piccoli uomini. Questa cosa mi fa pensare, questo salvataggio di fuego, mi fa pensare che in realtà qui si ricollega al figlio del Capitano Smith, che noi abbiamo salvato grazie alla boccetta di liquido che aveva preparato la signorina. Ve lo vado pure a ritrovare, guardate che bravo, vado pure a ricercarvi il nome della signorina che c'ha, non era sì, è la signorina Lorraine che c'ha, che è stata la prima signorina con cui siamo entrati in contatto praticamente, la signorina Lorraine che aveva preparato praticamente il composto che ha salvato il figlio del Capitano Smith praticamente. Io sto pensando, se non lo usavamo con lui, chissà se dopo tutte le nostre peripezie saremmo riusciti a mantenere la boccettina per darla a fuego per salvarlo. Quindi vediamo, non lo so, questi what if che adesso hanno poco senso di essere fatti. L'alba ha iniziato ad arrossire il mare quando entrate finalmente al villaggio. Stringi fuego tra le braccia. È bollente. Il ragazzo non ha proferito parola da quando lo hai portato via dal villaggio del culto. Ayata lo guardia con ansia crescente. Abbiamo sbloccato anche un achievement. Questo è un achievement, no? Il bombarsi le donne diario, per cortesia. Sei riuscito a salvare Fuego dall'accampamento del culto. Purtroppo non hai potuto fare nulla per gli altri, che hai dovuto lasciare alla malattia e probabilmente alla morte. E sì, ecco, nel diario delle imprese hai salvato Fuego dall'accampamento del culto. E abbiamo collezionato altri punti esperienza. Qualcosa ti graffia il fianco. Metti una mano in tasca e senti le punture acuminate di pezzi di vetro nella fuga la siringa del culto si è rotta completamente. Tiri fuori quello che rimane e lo butti via. È inservibile. Improvvisamente Fuego ti si contorce tra le braccia. Ha le convulsioni.
Lo porti dentro la tua capanna e lo metti sul giaciglio. Devi tentare di abbassargli la febbre e di stabilizzarlo. Ma hai anche bisogno di pensare a cosa fare. I membri del culto sono sulle vostre tracce e cercheranno sicuramente di venire a riprenderselo. Ovviamente la difesa del villaggio al momento non è la mia priorità. Io sono medico e quindi direi che, insomma, ci occupiamo del povero ragazzetto che sta per crepare. Addio, unica possibilità di fare un antidoto. Verissimo, Melanie, è vero. Ce la siamo completamente giocate. Che poi, che cosa gratuita. Cioè, veramente, ci danno la siringa e poi ce la spezzano davanti alla faccia. Così, cioè, completamente a gratis. Grazie, gioco. Grazie, veramente grazie. Visitiamo il ragazzo e abbiamo successo. Dopo quasi un'ora che intervieni sul ragazzo, finalmente riesci ad abbassargli la temperatura. Non ci spiegano come, va bene. Quanto odio quando mancano le spiegazioni delle cose, vabbè. Ma comunque. Ora Fuego dorme e ha l'aria tranquilla. Ma non sei sicuro che quello che hai fatto possa essere sufficiente. Amana è sulla soglia della capanna che vi guarda, serio, impassibile. E adesso, signori, dopo aver... abbiamo anche preso l'impresa protettore dei bambini. Sei riuscito a salvare Scott e Fuego dalla malattia. Ah, vedi, questo è il doppio achievement. Mi hanno riconosciuto il fatto che io praticamente sono riuscito a salvare le chiappine di ben due pargoletti. Andiamo avanti. Pensiamo alla difesa del villaggio. Sai che non abbiamo modo di difenderci da quegli uomini. Dobbiamo andarcene da qui, dice Ayata, la figlia del capo villaggio. Concordi con Ayata. Lei ti spiega... Non è la figlia del capo villaggio, ma... Lei ti spiega che c'è una piccola isola che potreste raggiungere con qualche ora di piroga e in cui potreste nascondervi. Ha proposto più volte l'idea al resto del villaggio, ma nessuno ha mai voluto ascoltarla. Forse le circostanze in cui li avete inavvertitamente messi potrebbero convincerli una volta per tutte. Direi che o tutti o nessuno, quindi scappiamo, organizziamo una mega fuga per tutti gli abitanti del villaggio. Ci sono delle piroghe sulla costa settentrionale dell'isola. Dovrebbero bastare per tutti quanti. Senza conoscere la rotta potrebbero impiegare giorni per capire in quale isola ci siamo rifugiati. Oh, così si fa. Non pensi che ci siano molte altre scelte. Proviamo a convincere noi, l'uomo bianco, quello che ha lo stesso colore della pelle dei colonizzatori cattivi. Oppure lasciamo che sia Ayata a parlare. Però è anche vero che Ayata, nonostante sia così, sia una di loro, non è riuscita a farsi ascoltare. Quindi perché dovremmo riuscirci noi? Perché siamo ovviamente l'uomo bianco conquistatore che deve rimanere sempre il più figo del mazzo. Quindi per la logica colonialista del gioco direi che sì. Proviamo a usare la nostra prova di carisma. Vediamo se 6 punti bastano. E abbiamo successo, sì. Questa è ancora la fase in cui 6 punti bastano. Ascoltatemi tutti. Loro, i Ratu, stanno arrivando e attaccheranno il villaggio. E questa volta non verranno soltanto per prendere qualcuno di voi, ma per uccidervi tutti. La gente si sta radunando intorno a te. Ascolta tra il dubbio e la paura crescente. Non hanno poteri magici, ma armi e terribili veleni. Vi usano per testarne gli effetti e poi gettare i vostri corpi nel fuoco. Abbiamo trovato coloro che vi sono stati portati via. Sono ancora vivi. Non lo saranno ancora a lungo. Ayata conferma le tue parole. Tu e Ayata iniziate a preparare la fuga. Dovrete essere pronti a evacuare in fretta il villaggio, nel migliore dei modi possibili. Siete riusciti a organizzare una processione ordinata. Si muovono tutti silenziosamente per la fitta foresta alle vostre spalle. Non avete fatto molta strada quando di fronte a voi compare uno schieramento di uomini del culto. Ognuno di loro ha un fucile e lo sta puntando su di voi. Ah, bene. Direi che questo altro punticino in combattimento mi sarà utile. E andiamo avanti. Ayata ti afferra la mano e ti mette in salvo, tirandoti verso una zona più fitta della foresta.
ma la gente del villaggio non è altrettanto fortunata. Mentre fuggite, li vedete crollare a terra sotto i colpi del fucile. Ah! Bene. 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 Porca puzzolenta. No, 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 non va bene, no, non va decisamente bene. Non avete il tempo di compiangere le vittime di quel massacro. Alcuni membri del culto sono già partiti al vostro inseguimento. Saluto militare a tutti i poveri civili caduti per mano di questa cosa organizzata, appunto, perché si sono fidati dell'uomo bianco. Quindi, ricordatevi, signori, mai fidarsi del forestiero che vi propone qualcosa. Mai. Mai, proprio mai, 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 assolutamente mai. Non vi fidate mai di chi viene da fuori, chi che lo guardate male e con la logica del vecchietto o della vecchietta, insomma, tipica del centro Italia, che vi guarda così proprio con l'occhio guercio, mezzo aperto, mezzo chiuso. Ricordatevi sempre di dirgli chi figli uscì. Quando questa persona avrà palesato la sua le sue generalità e avrà dimostrato almeno una parte delle sue radici che convergono con le vostre, allora sì, lì potete dargli un po' di fiducia. Ma se è una pianta di un altro giardino, no, no, signori. Mai fidarsi dello straniero, mai, mai, assolutamente mai. Come recitavano, come recitava per l'appunto un vecchio slogan leghista, per l'appunto, gli indiani non hanno messo leggi sull'immigrazione e oggi vivono nel paese. Che cazzo sto dicendo, signori? Che cazzo sto dicendo? Nel frattempo, buongiorno Lobby che ci fa il saluto militare. Buongiorno, caro. Un uomo che, ripeto, è 110% fatto di amore. Vieni, dobbiamo nasconderci, ci dice Ayata. Ma no, ma vero, Ayata. Nel caos senti qualcuno che si avvicina. Ti giri e incontri il volto di Fuego, che sembra essersi ripreso. Dai, Fuego. Lo prendi per mano e tutti e tre iniziate a correre più velocemente possibile. Ayata ti trascina tra la vegetazione senza guardarsi indietro, ma serrando la presa sulla tua mano e cambiando direzione molte volte. Rischi di cadere in più occasioni, mentre rami e radici ti feriscono, ma non rallenti un solo istante. Fuego, nonostante la convalescenza, se la cava molto meglio di te, perché noi siamo delle pippe in confronto al buon Fuego. Una scogliera si apre improvvisamente tra voi e la foresta. Ayata ti tira a sé per farti quasi strisciare tra alcuni alberi e la parete di roccia, fino a che alcuni metri più avanti non appare l'apertura di una piccola grotta. Strisciate dentro, senza conoscere l'esistenza di questo grosso buco nella pietra. È praticamente impossibile trovarlo. E quindi, taglia, signori, taglia. Il senso di colpa ti stringe lo stomaco. Pensi alla strage che il culto sta compiendo al villaggio e sei consapevole di come la colpa sia solo tua. Ebbene sì. Cerchi di trovare una nuova posizione nello spazio ristretto del vostro nascondiglio. Sono ore che siete qui dentro e il tuo corpo è piuttosto indolenzito. Troppo poco, pezzo di merda. La speranza è che, trascorso un tempo sufficiente, gli uomini del culto vi credano morti, come tutti gli altri. Un pensiero che rinnova il tuo senso di colpa. Il sole è ormai quasi scomparso oltre l'orizzonte sull'oceano. Ayata tiene abbracciato Fuego. Il ragazzino ha sicuramente meno problemi di voi sul piano fisico in questo buco, ma assistito alla morte dei suoi compagni e sicuramente ha ancora in corpo gli strascichi della malattia. Eppure il suo volto esprime soltanto fierezza e determinazione. La notte è calata. Sono passate almeno un paio d'ore dall'ultima volta in cui avete sentito suoni e rumore degli uomini del culto provenire dalla foresta. Ormai è ragionevole pensare che abbiano abbandonato le ricerche
pensando di aver ucciso tutti. Vi muovete silenziosamente verso la spiaggia dove si trovano le piroghe. Per fortuna non avete abbandonato la cautela. Vicino alle imbarcazioni ci sono due sentinelle armate. Analizziamo, possiamo usare osservazione, studi i loro movimenti, ma sono abbastanza sicuro che il nostro attuale punteggio di osservazione non sia abbastanza per sopravvivere. Possiamo aspettare, attendi che lascino la zona, o l'alternativa, cerchi un'altra strada. Questo pure non è esattamente una scelta facile, ecco. Quindi cosa facciamo, signori? Veramente non ho idea di cosa possa essere la miglior cosa. Però io vorrei evitarmi la prova di osservazione, in realtà, perché l'abbiamo solamente a 4. Io sono abbastanza sicuro che non ci basti. Quindi direi che aspettiamo. Tanto che abbiamo da fare. Però è anche vero che rimanere lì in balia degli eventi, insomma, non è mai stato il nostro miglior non è mai stata la nostra miglior strategia. Quindi proviamo a cercare un'altra strada, vai. C'è la piroga di Mako. Spesso la lascia in una piccola caletta isolata perché non vuole che qualcuno scopra dove va a pescare. È convinto di aver scoperto un posto speciale baciato dagli dei del mare. Questo è Fuego che parla. Annuisci. Se la piroga di questo Mako non dovesse trovarsi nella caletta, allora tornerete qui a cercare una soluzione alternativa. Tornate a inoltrarvi nella foresta e procedete lungo un percorso piuttosto accidentato che vi porta fino a un tratto di scogli. Li scalate, per poi ridiscendere dall'altro lato e finalmente raggiungere la piccola caletta nascosta. Con un sospiro di sollievo, vedete la piroga di Mako trascinata a secco sulla sabbia. Percorrete gli ultimi metri quasi di corsa. Un brivido e un moto di stizza ti attraversano. È impossibile che l'imbarcazione sia in grado di trasportare tutti e tre. Andate, Fuego conosce la rotta. Ti rifiuti con rabbia e cominciate a discutere animatamente. Dopo qualche minuto vi rendete conto che Fuego è scomparso. Ayata si copre la bocca con le mani. No! La sabbia si adorna delle vostre impronte. Percorrete la spiaggia più e più volte come anime senza pace. Non vi è traccia del ragazzino. Le orme si moltiplicano e si trasformano in solchi scavati nel terreno. Profondi quanto la vostra disperazione. Le stesse luci dell'alba che vi illuminano dall'orizzonte sembrano raccogliere la fierezza di Fuego e colpirvi con tutta la potenza del suo gesto. Nonostante la sofferenza che provate, non potete rendere vano il sacrificio del giovane polinesiano. Ayata, piangendo in silenzio, spinge la piroga verso l'acqua. Rimani fermo qualche istante, poi ti avvicini e l'aiuti. Con il cuore pesante, vi allontanate dalla costa. Il sole si riflette e rimbalza in ogni singola onda. Un immenso, infinito oceano piatto circonda la vostra imbarcazione. Non riesci a comprendere quanto tempo sia trascorso. Sei steso sul fondo della piroga intontito. La tua pelle brucia. La senti tesa, spaccata in diversi punti. È una sete che ti scava dentro come una piaga e nessuna forza per remare. L'imbarcazione è in balia dei venti e delle correnti. Non sai come sia successo, ma Ayata ha perso l'orientamento. Forse il dolore per Fuego, forse il panico. O forse semplicemente la corrente ha deviato la vostra rotta senza che ve ne rendeste conto. Il risultato è che non avete raggiunto l'altra isola e ora siete circondati solo da un'immane distesa d'acqua. Oh! Signori! Siamo nella merda! Siamo veramente nella merda perché, appunto, l'unico che poteva guidarci era Fuego, ma sta stronza ha deciso di... così... Ma anche, anzi, sto stronzo, perché il problema sono io, visto che lei aveva anche detto: guarda, mannaggi Fuego, io mi nascondo e buonanotte. No, no, questa qui lui deve fare il macio grosso. No, perché io, perché io, il cazzo io. Scusate. Comunque,
O forse semplicemente la corrente ha deviato la vostra rotta senza che ve ne rendeste conto. E adesso? Riesce ad alzare la testa con un grande sforzo. Vedi Ayata riversa in quel che resta della piroga. Ti sembra che respiri, anche se lentamente e a fatica. Ma non ne sei sicuro. Potrebbe persino trattarsi di un'illusione dovuta al leggero moto ondoso. Adagi nuovamente la testa. È troppo lo sforzo di tenerla sollevata. Senti qualcosa che ti inumidisce le dita. La sensazione di salire e di galleggiare sempre di più. Stai affondando. L'istinto ti tiri su e ti guardi le mani. Non è acqua quella che scorre sulle tue dita, ma sangue. Davanti a te, Helen, sul vostro letto. Le lenzuola sono intrise del sangue che le continua a strillare dagli occhi, come lacrime rosse, dalla bocca e dal corpo. Perché non mi hai salvata, Jake? D'istinto, vorresti gridare. No, non è così che è andata. Non erano questi i tuoi sintomi. La tua malattia era diversa. I sintomi, credevo fosse tubercolosi. Helen ti guarda e sorride. Poi finge di tossire mentre scende dal letto. Erano questi i miei sintomi? Helen avanza verso di te in un primo momento e in un primo momento indietreggi. Poi ti rendi conto di quanto ora appaia diversa. Il sangue è scomparso dal suo corpo. È di nuovo bellissima. Quella davanti a te è la tua Helen e apre le sue braccia verso di te. Perché mi stai facendo questo, Helen? Helen esplode in una risata. Quella dolce, meravigliosa risata che tanto amavi. Ma c'è una nota distorta, stridente. Perché io faccio questo a te, mio caro Jake? Perché tu sei il primo ad averlo fatto a me. Helen ti prende le mani. Per un momento la lasci fare. Poi cerchi di divincolarti. Ma la sua presa è diventata ferrea. Intorno a te senti un crescendo sonoro. Ti sembra di percepire qualcosa muoversi e strisciare dentro i muri. Si agita sempre di più. Quando guardi la parete la vedi pulsare, come se respirasse, o come se ci fosse qualcosa dietro che tenta di spingerla via. Cerchi di liberarti, ma Helen ti trattiene. Ti si avvicina per sussurrarti all'orecchio. Shh, amore mio, non aver paura. C'era questo essere, composto da milioni di parti che mi strisciavano dentro. E tu lo hai lasciato fare. Ora devi lasciare che questo essere strisci anche dentro di te. Vedi la parete creparsi. Fratture che si allargano sempre di più. Attraverso quelle crepe, il nulla di un cielo privo di stelle e materia. Un'oscurità che divora le radici stesse della realtà e ingurgita il tuo senno. Eppure, non ricordavi che il cielo potesse agitarsi come una bestia in gabbia. Proietta viticci che si torcono e cercano di afferrare l'aria. Man mano che si liberano dai muri, crescono. Sembrano tentacoli, protesi. Presto ti rendi conto che non annaspano a caso, ma si stanno allungando verso di te. Una fitta di dolore ti strappa al sogno. Forse hai urlato, forse ti sei agitato mentre dormivi e il tuo corpo e i tuoi muscoli provati si sono contratti in un crampo. Senti un enorme calore, ma non è quello del sole, è dentro il tuo corpo. La febbre deve esserti salita. Tenti di alzarti e chiamare Ayata, ma senti la piroga che inizia a scuotersi. A fatica ne afferri il bordo e ti sollevi. Il mare è calmo, ma vedi Ayata che si sporge troppo. È devastata dal caldo, probabilmente delirante, vittima di un'insolazione. Tenti di gridare, di fermarla, ma è troppo tardi e cade fuori bordo. Con uno sforzo che ti sembra disumano, cerchi di allungarti per salvarla. Ma il tuo fisico ti tradisce, rendendo impossibile qualsiasi movimento. Lei è lì che galleggia, prona. Si muove appena, ma non ha neppure l'energia per voltarsi o tirare fuori la testa dall'acqua.
Cerchi di dare fondo a tutte le tue forze per afferrarle un piede, ma crolli e lentamente perdi i sensi. L'ultima immagine che vedi è il corpo d'Ayata che si allontana tra i flutti. Ti risvegli e svieni diverse volte. Quando ti ritrovi cosciente, tenti di muoverti e di tenere gli occhi aperti, ma non ne sei in grado. Quando riapri gli occhi è notte. La temperatura è scesa e il freddo sembra lenire un poco le tue sofferenze, almeno quelle del corpo. Ripensi ad Ayata, a Fuego e agli uomini del villaggio. Ancora una volta ci sono vite che non sei stato in grado di salvare, come quella di Elem. Tossisci e il movimento improvviso ti provoca fitte di dolore al torace, alle braccia e alle spalle. Forse è arrivato anche il tuo momento. Chiudi gli occhi. In fondo ti senti pronto. Quando li riapri, per un momento ti sembra di vedere lingue di nebbia che si allungano sulla piroga. Ma è un istante e perdi di nuovo conoscenza. Un rumore forte e violento ti strappa all'oblio. Impieghi diverso tempo per capire di che cosa si tratti. È la sirena di una nave. La piroga è scossa da onde alte, ma non c'è vento e nemmeno corrente. Qualcosa di grosso si sta avvicinando. La sirena canta ancora una volta prima che tu perda nuovamente i sensi. Minchia, ragazzi. Che trip. Che trip allucinante, veramente. Comunque, sì, siamo redivivi, nonostante tutto. Redivivo è il nuovo capitolo. Ti costringi a chiudere gli occhi quando il soffitto sopra la tua testa sembra farsi morbido, intaccato da un'oscillazione lenta e costante. Non sai se sia colpa del ricordo dei giorni in mare che si è insinuato e radicato nel tuo corpo steso, o se si tratti di una nuova allucinazione. Sotto di te il letto è soffice, confortevole. Dovrebbe essere rilassante e riposante, invece provi quasi un moto di disgusto. Morbido, molle. Ti aspetti che da un momento all'altro dal materasso striscino fuori viscide appendici che si richiudano su di te. Che si richiuderanno su di te, voraci. Hai trascorso diverse settimane in mare, prima abbandonato sulla piroga, poi sulla nave che ti ha portato in salvo negli Stati Uniti. I ricordi dell'isola, di Ayata, dei pirati, del culto. Tutto si aggroviglia come sartiame in una tempesta. Ogni cosa ti sembra distante, lontana, eppure nonostante questo ti è sempre più difficile districare realtà da illusione. Un paio di cortesi colpi di nocche alla porta ti invitano a scendere per la cena. Riapri gli occhi. Sono ormai 2 giorni che sei ospite in questo albergo. Quando il comandante ha comunicato che il naufrago salvato fosse uno studioso londinese, l'Università di New York si è offerta di occuparsi di te fino a che non sarai pronto a tornare in Inghilterra. Ti ha procurato un posto dove stare, cibo e ti ha consegnato una somma sufficiente per le piccole necessità. Prima che tu possa decidere se declinare o meno l'invito a cena, l'inserviente fa scivolare una busta sotto la porta. Siamo a New York, quindi, ragazzi. Wow. Che viaggio incredibile che stiamo facendo. Un biglietto per lei. Possiamo temporeggiare oppure scatti in piedi per raccogliere la busta. Scattiamo in piedi per raccogliere la busta. Scatti giù dal letto, ma prima di compiere un solo passo ti prende un capogiro. La stanza per un istante sembra vorticarti attorno. Ti sembra di scorgere alcuni volti intorno a te. Occhi e bocche che si mescolano tra loro in una combinazione ben poco umana. Sono sulle pareti, sui pavimenti, accanto a te. Il movimento e il capogiro passano. La stanza sembra ora perfettamente normale e solida. Ti massaggi le tempie mentre prendi qualche respiro misurato. Poi, finalmente, ti chini a raccogliere la busta. Apri la busta e inizi subito a leggerla lì sul posto. Caro dottor Huntington, il mio nome è Jean-Baptiste Martin, biologo e chirurgo.
Sono venuto a conoscenza della sua persona da diverse lacunose informazioni giunte in università. Sono, come tutti, incuriosito dalla storia del suo naufragio, ma ancora di più dalle voci che la indicano come un medico. Credo di aver colto, interrogando uno degli uomini della nave che la tratta qui a New York, il nome di Martinus Willem Beijerinck e vorrei invitarla presso il laboratorio della mia abitazione per poter scambiare con lei qualche chiacchiera accademica su argomenti che mi sono a cuore. Cordialmente, Jean-Baptiste Martin o Martinet. Nella busta trovi un biglietto da visita con un indirizzo sul retro, appuntato in una bella grafia, l'orario a cui sei atteso l'indomani. Il messaggio ti lascia sorpreso. Ti senti una specie di scimmia da saltimbanco da quando sei a New York. Questo però è il primo invito da un collega che ricevi. Il tuo fortuito ritrovamento in mare ha suscitato sufficiente scalpore affinché molte persone si interessassero al tuo caso. La curiosità è propria della natura umana e reputi normale che questo Martin voglia saperne di più sul tuo naufragio, anche se non riesce a toglierti quella sgradevole diffidenza che ti impedisce di fidarti completamente delle sue intenzioni. Direi che... ci danno tre opzioni interessanti. La prima è: accettiamo l'invito, baldanzoso, ci andiamo e vaffa bagno tutto. La seconda: dobbiamo rimanere incerti, quindi cerchi maggiori informazioni su Martin. Direi che, insomma, non è male. Dovresti procurarti un'arma. E questa pure non sarebbe male. Oggi Simone sta arrapatissimo perché, sul serio, non vedeva l'ora che ci fossero altre scene piccantine, così come ci scrive sempre sul nostro gruppo Telegram. Simone, il materiale con cui poter avere questo tipo di scene purtroppo è naufragato in mare, quindi non credo che avremo altre occasioni per goderci compagnie femminili in questo gioco, spero, perché ormai siamo alla 15ª puntata di questo gioco e è un po' difficile che possa continuare questa winning streak, mettiamola così, che io ho tanto denigrato. Sei stato contattato da un certo Jean-Baptiste Martin che ti ha fatto recapitare un invito nel tuo albergo. Si è presentato come un collega. Abbiamo 88 punti esperienza, signori, quindi possiamo veramente potenziare la qualunque. Abbiamo lasciato indietro un po' l'osservazione, direi che almeno un altro punticino serve metterlo. Così agilità e osservazione non saranno troppo indietro rispetto alle altre tre caratteristiche. Femminili, ma che ne sai, magari Cthulhu, non lo possiamo sapere. Potrebbe essere uno sviluppo interessante, voglio dire, ci manca solo il Giappone da esplorare con tutti i suoi tentacoli e le sue cose. E veramente ci siamo girati il mondo e abbiamo fottuto veramente la qualunque. Ma comunque, direi che procurarci un'arma potrebbe non essere stupida come cosa, perché della nostra tradizione del spara, hashtag spara, direi che sarà il caso, ecco. Sei in una città che non conosci, ospite di un albergo. Non sei esattamente nelle condizioni di procurarti un'arma da fuoco senza dare nell'occhio e non hai intenzione di allarmare nessuno, almeno per il momento. Allora, ripetiamolo. Sei in una città che non conosci, e fin qui mi sembra giusto. Ospiti di un albergo, vero? Non sei esattamente nelle condizioni di procurarti un'arma da fuoco senza dare nell'occhio e non hai intenzione di allarmare nessuno, almeno per il momento. Ciccio. Siamo in America. Devo aggiungere altro? Va bene che magari l'America di allora non aveva i Walmart con dentro i fucili, le pistole vendute come se fossero caramelle. Ma siamo comunque in America, signori. Io non penso che ha un
una legge apposta che permette alle persone di organizzarsi in milizie armate per difendersi dai soprusi del governo, insomma, cioè una, o quantomeno questo è quello che vorrebbero farci credere. Insomma, siamo in America, signori. Il fatto che io non riesca a procurarmi un'arma in America, che sia l'epoca, qualunque sia l'epoca, insomma, mi sembra un po'... Ecco. Diciamo che... Omen, che cazzo dici? Per cortesia. Decidi di scendere per il pasto. Approfittando di un momento di distrazione, riesci a nasconderti addosso un affilato coltello da carne. Il metallo contro la pelle ti dà un leggero senso di sicurezza. Secondo me questo è in minimo in America è andare disarmati. Secondo me, beh, però vabbè. Abbiamo ottenuto un coltello, signori. Alla reception chiedi di consegnare il tuo biglietto con la risposta a Martin. Dopodiché torni nella tua stanza. Sei consapevole di come i tuoi benefattori dell'università siano in attesa che tu ti ristabilisca e non ti è difficile immaginare che il tuo incontro con Martin potrebbe essere solo il primo di una serie. Devi iniziare a valutare le tue prossime mosse. Non passano che poche ore quando ti viene consegnato un nuovo biglietto del dottore. Domani una carrozza verrà a prelevarti all'albergo per l'ora di pranzo. E direi che con la conclusione di questo capitolo, signori, e con l'inizio di questo nuovo capitolo, una piacevole chiacchierata tra colleghi si chiama, direi che possiamo concludere qui questa puntata di Omen Exitio Plug. Quindi direi, torniamo al menu principale. Una puntata molto intensa questa, devo dire. Parecchio tosta. Non mi aspettavo sul serio che potesse succedere qualcosa ad Ayata e a tutti gli altri. Insomma, speravo che la nostra avventura come salvatori della patria andasse un po' meglio, sinceramente. Ma non si può avere tutto dalla vita, evidentemente. Quindi mi fa un po' specie il fatto che non abbiamo, diciamo, delle conseguenze di nessun tipo per quanto riguarda, insomma, le avventure che abbiamo patito lì in Polinesia, perché effettivamente non ci sono tanti riferimenti nei testi. Però è anche vero che si tratta di un libro game, con tutte le limitazioni dei libri game, quindi alle volte ci sembra quasi che quello che stiamo facendo non è esattamente, diciamo, lineare rispetto a quello che abbiamo passato. Ecco, però giustamente non lo so, la sensazione è complicata, ecco, da spiegare, e non ne abbiamo né il tempo né la voglia voi di ascoltare. Comunque direi che possiamo concludere qui, torniamo alla nostra schermata, mentre qua, insomma, il gioco lo facciamo uscire. Che vi devo dire, signori? Vi ringrazio ovviamente per la vostra partecipazione. Io vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it per ascoltarci in diretta e in differita. Questa trasmissione continuerà comunque ancora per un po' con il suo orario solito. Probabilmente ci prenderemo qualche settimanella di vacanza ad agosto, ma devo ancora decidere. Per il momento mi va ancora, insomma, di portare qualche episodio. Quelli che invece sono in vacanza sono per esempio Walter con le sue orazioni della sera. Michele e Simone pure stanno, diciamo così, facendo un po' la qualunque, insomma, ogni tanto vanno in onda, ogni tanto no, però giustamente lo fanno per i tanti impegni comunque che li contraddistinguono. Quindi per rimanere aggiornati su tutta la nostra programmazione non dovete fare altro che andare sul nostro gruppo di discussione dirette Runtime Radio, oppure il nostro canale ufficiale Runtime, la radio geek. L'ultima cosa che è stata messa orora, una gogna per Ron. Questa sera alle 21.30 saremo live nei nostri canali audiovisivi per parlare di questa brutta storia che lega Ron Gilbert, autore di Monkey Island, quindi non Ron il cantante, e la sua nuova creatura. Quindi si riparlerà di Monkey Island, ovviamente immagino che si tratti di Ludico Forum, sinceramente non ne ho idea perché non la sto organizzando io. Comunque non perdetevela assolutamente, perché insomma è sempre un argomento di discussione quello dei videogiochi e di queste cose, che è molto molto interessante. Nel frattempo vedo che su Dal e Mini il buon Lobby ci mette
America and Tentacle with Guns, perfetto per concludere al meglio questo. Mazza però che belle immagini che ha fatto, mamma mia, cioè, sono so stupende, sono veramente stupende queste qui. Comunque, gli è venuta particolarmente bene questa qui. Guarda, mo me la scarico e ve la mostro anche qui su Twitch perché merita assolutamente. Salviamo, perdiamoci un attimo qualche minuto, ve la metto qui e mettiamo un altro livello, un'altra immaginina. La mettiamo qua sopra e sfogliamo e aggiungiamo questa nuova fantastica immagine che ci ha regalato il buon Elobi. E selezioniamo, ed eccola qui, signori. Adesso dovreste riuscire a vederla anche su Twitch, è bellissima. E guarda, la facciamo gigante, così la potete vedere per bene. America Tentacles with Guns, bellissima, bellissima assolutamente. E sì, eliminiamo questo livello, perfetto, signori. Che dire, siamo arrivati alle 8 precise praticamente, manca giusto un minutino, il minuto esatto che ci serve per far sentire la nostra fantastica sigla finale, signori. Vi ringrazio nuovamente per essere stati qui con me questa mattina e per averci ascoltato in podcast o visti in video o seguiti su Twitch. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.